ci sono stati giorni grigi, tanti anni insieme alla pazzia. Hai fatto già mille valigie ed io ti ho scritto mille addio. Enzo Gragnaniello e i Solis String Quartet incantano il pubblico di Torre del Greco. Grande affluenza ieri sera al Cineteatro Corallo per assistere allo spettacolo In viaggio coi poeti, un omaggio ai grandi cantautori della musica internazionale, con la voce straordinaria di Gragnaniello, accompagnato dagli archi dei Solis, tra cui anche il torrese Vincenzo Di Donna. Uno degli appuntamenti più attesi della rassegna Vulcano 4S, voluta dall'assessorato agli eventi del Comune di Torre del Greco in collaborazione con la Proloco e finanziata dalla città metropolitana. Enzo Gragnaniello stasera qui al Cineteatro Corallo di Torre del Greco con il suo nuovo progetto In viaggio con i poeti. È un viaggio attraverso i testi, le canzoni che hanno scritto questi poeti internazionali, tra cui Leonard Cohen, ci sta Tom Waits, Jacques Brel per esempio, Astor Piazzolla. Qual è il senso di questo progetto? È una cosa che abbiamo organizzato io e i Solis String Quartet. Siccome io amo questi artisti, ho tutti i dischi, per cui ho accettato subito. E penso che è una bella cosa. Io che canto spesso le canzoni in lingua napoletana, in italiano, insomma, cantare i poeti questi qua, insomma, è una scommessa pure. Chi è il quartetto che l'accompagna? Sono quattro violinisti, cioè un violoncello, una viola e due violini. Questo gruppo è un gruppo storico, diciamo, molto conosciuto anche a livello europeo. La musica è la vera rivoluzione spirituale, le parole del maestro Gragnaniello ai microfoni di Tipu City, cibo dell'anima. Dopo due anni di emergenza pandemica, quanto abbiamo bisogno di musica e di serate come questa? Ci sono stati momenti bui, per cui anche lo spirito umano è entrato in questo vortice. E la musica che diciamo è un'energia, un'energia che può accendere il cuore di parecchie persone. È la vera rivoluzione la musica, è la vera rivoluzione spirituale che non bisogna mai tradire e abbandonare. Cioè bisogna, è un cibo. Cibo per l'anima. È un cibo per l'anima. Penso che non morirà mai. Mostra tutto quello che litigia sa. Stasera un ospite d'eccezione nella città di Torre del Greco, Enzo Gragnaniello. Questa è la ciliegina sulla torta. Anche se prima di questa, insomma, penso che abbiamo dato dimostrazione di quello che è il progetto. Ma non solo con i grandi nomi, perché è chiaro, è stato stupendo i due spettacoli di Patrizio Rispo, è stato bellissimo lo spettacolo di Massimiliano Gallo, per non parlare poi del grande Tony Esposito o dell'esilarante Paolo Caiazzo. Però contemporaneamente, perché questo è il progetto, ci sono attività di convegna, attività di degustazione, attività con i bambini, con il laboratorio itinerante di Vibrarte. Il corallo è pieno e qualcuno diceva che ci sarebbe stato bisogno di una struttura più grande per questa serata. Questi sono gli spazi, anzi io ringrazio Dio già che abbiamo un teatro di 404 posti. Io penso che se ne avessimo avuto 800 in ogni caso non saremmo riusciti ad accontentare tutti. E adesso gli altri appuntamenti che restano in programma? Sabato inaugureremo la mostra sulla festa dei quattro altari, che finirà con il corteo per le vie della città sul riscatto baronale. Quindi insomma ci sono ancora 4-5 appuntamenti fino all'11 giugno. C'era bisogno di un'arena che a momento in città non ci sta, però in futuro, forse avendo più tempo a disposizione, più mezzi, non c'è stato tempo di programmare uno spazio molto molto più ampio per questa. Si farà tesoro di questa esperienza per un progetto futuro. Certamente. Una serata intensa e carica di emozioni, ma non sono mancate le polemiche. Io ho partecipato anche ad altri spettacoli di questa rassegna Vulcano 4S
e si telefonava alla Proloco ed era forse molto meglio. Questa volta per Gragnaniello invece hanno detto di inviare la mail, email che ho inviato prestissimo io lunedì mattina alle 8. Siamo stati qui un'ora e mezza, ci hanno detto di presentarci alle 19.20, 19.30, quindi un'ora prima del concerto, e ancora a quest'ora non ci facevano entrare. Quindi, dicendo che cosa? Perché non mi facevano entrare? Dicendo appunto che erano poche le persone per controllare le prenotazioni. Difatti c'erano solamente due persone a controllare queste prenotazioni. È chiaro che non si riesce ad entrare tutti. Quindi tutta un'organizzazione, un disastro.